Dimmi se trasgredisci e ti dirò chi sei. Dimmi come trasgredisci e ti dirò chi sei. Caso Marrazzo, ci torno fra poco. Trasgredisci? Vuol dire che sei represso. Le persone liberate, in qualche modo, e libere, non hanno bisogno di trasgredire perché la loro vita gira intorno a se stesse, alle proprie libertà, quindi non c'è bisogno di trasgressione. Se trasgredisci, vuol dire che in qualche modo non sei né libero né liberato. Se trasgredisci in un certo modo, quella trasgressione rappresenta la repressione che hai. Ovviamente, non è che sto dicendo niente di nuovo, quindi se trasgredisci sul sesso e sulla droga, con il sesso e con la droga, vuol dire che là c'è qualche cosa che non va, che quelle sono le tue repressioni, no? Marrazzo, mo ci arrivo. A me dispiace moltissimo umanamente di questa persona, ho letto oggi su Repubblica, che si vergogna, che è pentito, e mi dispiace perché non ti dovresti vergognare, non dovresti essere pentito, caro Marrazzo, e non lo sto scherzando, dico proprio sul serio. Tu ti sei dedicato a casa, famiglia, partito e chiesa perché tu dici di essere cattolico. Perché, come tutti gli esseri umani, evidentemente hai bisogno di qualche cosa che ti contenga, che ti faccia stare bene, ti faccia sentire una brava persona. Ma in realtà, secondo la mia modestissima opinione, la brava persona sta più in quella che va a trance e tira di coca che in questo simulacro di onesto cittadino, tutto casa, chiesa e partito, che poi non corrisponde alle pulsioni vere, no, Marrazzo? Non ti vergognare, dovresti dire. Oddio, sta niente, un casino di là. Dovresti invece ammettere che queste tue pulsioni sono una libera espressione della tua natura, della tua sessualità, della tua voglia di vivere, nonostante tutto. Semmai l'unico errore, se c'è stato, tu l'hai fatto nell'usare un'auto di Stato con i soldi dei contribuenti italiani per andare a liberarti, a liberarti. Caro Marrazzo, mi spiace che sia tu a rimetterci perché sei represso, Marrazzo, sei represso. E non hai fatto niente di male, secondo me. Io mi sento sempre dalla parte dei più deboli, ma non deboli perché lo siano effettivamente, deboli perché questa educazione che abbiamo un po' tutti, piccolo borghese, cattolica, ci fa sentire in colpa nel momento in cui invece dovremmo essere più orgogliosi di aver finalmente espresso la nostra vera natura. Mi dispiace umanamente moltissimo, moltissimo di Marrazzo. Però forse è una fortuna, guarda, è una fortuna quello che ti sta capitando, perché ti fa prendere coscienza. Fregatene, fregatene delle convenzioni. Scusa, mi rendo conto che forse è inopportuno quello che sto dicendo, però lo penso davvero, sai, lo penso davvero, dal profondo. Non ti devi vergognare, hai soltanto espresso te stesso, ma forse in un modo sbagliato. Ma ti sei liberato, Marrazzo, ti sei liberato. Arrivederci da Maddalena.